Sto facendo un viaggio lungo il viale dei ricordi e a farmi compagnia c'è il nostro preferito della famiglia Jordi, Nathan. Dobbiamo dare una lavata a questi vetri. Ciao, ah! Ti fai i capelli! Ha superato il parabrezza! Sono stato appena innaffiato dalla macchina. Ora la prossima casa, la nostra casa, la nostra vera casa, in cui andremo, che è fuori dalla portata di chiunque. Non è vero? È a miglia di distanza dalla città. È letteralmente in mezzo a nulla. Non abbiamo nemmeno vicini, ma penso che sia perché... Il rumore. L'inquinamento acustico che produciamo. Sai, ricordo di essere andata in questa nuova casa per la prima volta. Ed è stato davvero, davvero emozionante. Abbiamo avuto nuove persone. Avevamo Ricci e... Rebecca, vero? Ma è fantastico! Ciao! È un ragazzo nuovo! Che c***o? Oh mio... Quando sono entrata dalla porta mi sono sentita un po' nervosa, ma poi ho deciso di andare in giro a parlare con tutti. Mi chiedo sempre come stia Rebecca. Cosa starà facendo? Ha ora? Dei bambini adesso, due. Oh, e Ricci? Ricci fa il DJ. Non è vero. Sì. Anche lui recita, vero? Oh mio Dio, era in un film? Sì, qualcosa tipo... Era davvero in un film? Sono sicuro di sì. Dove vai? Attenta, attenta! Che cosa? Graffierai la macchina! Eccoci qui! Casa, wow! Dolce casa! Ciao, baby! Casa. Che bello essere tornati! Dai! Casa, dolce casa, Nathan! Guarda, è cambiato tutto! Hanno dipinto tutto il muro qui fuori! C'è una nuova luce e un nuovo numero alla porta! Quello che Nathan non sa è che c'è una sorpresa speciale dentro! Ciao! È James! Cosa diavolo ci fai qui? James, non possiamo abbracciarci. Cos'è questo divano? Lo so, mi ci sono seduto e stavo sprofondando. Oh, guardate! Oh mio Dio, sembra fatto James, di James! Sì. È passato un po' di tempo dall'ultima volta che sei stata tantissimo, qui. Tantissimo, James. Come ci si sente? Profumo un po', vero? Terribile. Tutto quello che riesco a pensare quando sono in questa casa è quante volte siamo scesi da quelle scale. Sì. Sui beanbag. Ah, già, sì. Per il palo. Che diavolo, la casa è stata trasformata in un paese delle meraviglie invernale. È Natale! Sono successe molte cose questa su quelle scale. Questa casa ne ha viste tante. Allora, qual è il vostro ricordo preferito qui? Beh, il mio ricordo preferito di tutti i tempi in questa casa è quando Ricci e Gary hanno litigato. Sì. La festa è finita. Forza, te ne devi andare. E Ricci è incazzato di nuovo. Cosa vuoi? Che problemi hai? La situazione è degenerata. Ho pensato, che c***o? Wow, è meglio che scenda, quindi corro giù. Smettetela! James li ha divisi. È come Superman in questo momento. Sei finito! Sei finito! Non sei niente! I miei ricordi migliori qui dentro sono stati quando abbiamo fatto la serie della lista dei desideri. Sì. E abbiamo fatto un sacco di cose stupide. Dovevo pilotare un aereo. Sì. E sono andato con Holly e lei ha dormito per tutto il tragitto. Quindi io e James siamo su questo aereo e condividiamo il sogno di pilotare un aereo. Quindi dormo. In realtà è abbastanza comodo addormentarsi su un aereo, è quasi meglio dei letti di casa. Ha davvero dormito mentre tu volavi? Era nella parte posteriore dell'aereo. Io stavo pilotando questo piccolo aereo elica e oscillavamo dappertutto. E Holly ha fatto un pisolino da nonna? Non capisco come Holly possa dormire durante tutto questo. Io urlo ogni volta che l'aereo si muove. No! Ah, cazzo! Sì! Ti sei divertita, Holly?